Allora, oggi è stato presentato questo bando per la formazione continua. C'è il rischio che le aziende non siano favorevoli a diciamo, far formare i propri dipendenti? Ma questo è un rischio implicito soprattutto nelle piccole aziende dove non c'è un presidio forte da parte delle organizzazioni sindacali. E un po' diciamo che dove c'è questo rischio si sente il riflesso di una serie di provvedimenti, ma anche di politiche concrete che hanno indebolito i contratti in generale e la capacità quindi contrattuale da parte dei lavoratori. Io credo che però ci sia anche un problema più complessivo di scarsa valorizzazione nel nostro paese della formazione. Quindi a me piacerebbe, stiamo ragionando con la collega Costa, di fare in modo che insomma, con provvedimenti regionali o stimolando il legislatore futuro si possa arrivare a definire un certo numero di ore di formazione annue obbligatorie, anche ai lavoratori che magari sono fermi in una posizione professionale per troppo tempo, perché riteniamo che l'aggiornamento continuo delle competenze possa essere una risorsa in più non solo per i lavoratori e le lavoratrici, ma per il sistema delle imprese complessivamente, quindi per qualificarle, per insegnare loro e spingerle anche ad associarsi, quindi a ragionare dentro una logica di rete che sia strutturata sul serio e complessivamente per rispondere su un livello più alto, quindi più avanzato, alle sfide che la competizione sullo scenario globale comporta. Lei durante questa presentazione ha parlato anche di processi di riconversione. Sì, noi abbiamo per esempio lavorato, un processo importante che abbiamo seguito è quello per esempio dell'ex Tetra Pak di Latina, lì si costruivano, quindi si fabbricavano gli involucri di carta per il latte, per esempio quelli insomma, del latte, della centrale del latte, per esempio per chi lo consuma, non io, ma insomma per chi lo giornalmente appunto ne fa uso. E da quello è subentrato un imprenditore che invece si cimenta nella ricerca degli antitumorali, quindi farmaci, per cui è stata una riconversione molto complessa, chiaramente che ha previsto un'articolazione di figure professionali e di competenze. In più abbiamo presentato anche i risultati della legge 236 che gestisce direttamente il lavoro e che ha impegnato, noi abbiamo investito nel primo anno, quindi appena sono arrivati i fondi, perché la precedente amministrazione purtroppo non ha fatto un grande uso di queste risorse, oltre 10 milioni di euro, quindi interessando circa 5.000 lavoratori, i cui posti di lavoro sono stati salvati e sono numeri grandi. La prossima settimana concerteremo con le parti sociali il nuovo bando, peraltro un bando a sportello, quindi già introduce la logica di un intervento strutturale, non episodico, per ulteriori 21 milioni di euro, quindi speriamo, insomma, di concorrere alla qualificazione del sistema Lazio dal punto di vista delle imprese in modo costruttivo. Grazie.